Presidente, anche quest'anno Amaya Energia con il concorso del Bouquet Sanremo, tanti partecipanti. Innanzitutto, com'è andata? È andata bene, diciamo che ormai siamo all'ottava edizione e quando si comincia a parlare di ottava edizione, non dico che è tradizione, ma insomma comincia a essere qualcosa di fortemente consolidato e dunque siamo molto soddisfatti. Per i Maestri del Fiore la nostra manifestazione rientra oramai nei circuiti nazionali, anche perché abbiamo questa splendida occasione, di cui ringraziamo il Comune di Sanremo, il Sindaco, l'Assessore Faraldi in particolare, e cioè dell'opportunità di presentare i nostri prodotti sul palco del Festival di Sanremo, che è un'occasione unica e ripetibile. Questo fatto ha fatto sì che anche quest'anno ci sia una grande platea di aspiranti a questa fase finale, che poi sono stati ridotti a 12 da una preselezione, per cui oggi si sono cimentati 12 professionisti di altissimo livello, molti tra l'altro giovani, con due composizioni. Ricordo il tema Melodia del mare e Canto del bosco. Assessore, una delle composizioni è nelle sue mani. Da tanto tempo si fa un po' di polemica perché mancano i fiori sul palco. Secondo lei è meglio adesso con i bouquet o una volta con i fiori sul palco? Secondo il mio personale punto di vista, adesso è un modo diverso di propagandare il fiore di Sanremo, di fare in modo che i fiori vengano conosciuti. Si dà rilevanza a un gesto, che è il gesto di regalare un fiore, regalare qualcosa di bello che arriva dal nostro territorio. Il fiore di per sé è un gesto di gentilezza, soprattutto in questo momento è un momento importante, un gesto veramente bello quello di regalare un fiore. E se vogliamo parlare di promozione pura e semplice, c'è molta più occasione di parlare dei fiori regalandoli ad ogni concorrente, ad ogni ospite, ad ogni persona che va sul palco. Lasciarli semplicemente come scenografia, secondo me, era un po' riduttivo, proprio vista la valenza del fiore stesso.